Benvenuti dalla redazione del TG Med. Dalla regione siciliana riceve un sussidio di 832 euro al mese, ma in realtà il precario, presunto tale, ha un reddito da 150.000 euro, un patrimonio di oltre 1 milione di euro. Il lavoratore fa parte del bacino dei cosiddetti ex PIP del progetto Emergenza Palermo. Il suo però non sarebbe un caso isolato. Il Dipartimento Lavoro della Regione, d'altronde, che sta effettuando i controlli, avrebbe trovato altre situazioni anomale. Ci sarebbero almeno 80 precari con redditi ben al di sopra della soglia consentita per accedere al sussidio stabilita in 20.000 euro. Il dirigente del Dipartimento, Anna Rosa Corsello, sta procedendo all'immediata espulsione dal bacino dei precari del PIP milionario. Altre espulsioni saranno formalizzate nei prossimi giorni. Politici e dirigenti della regione siciliana sono stati condannati dalla Corte dei Conti a un risarcimento da 4 milioni di euro. La vicenda è quella dei fondi extra budget della formazione professionale, somme che sarebbero state assegnate agli enti in aggiunta a quelli previsti dal piano regionale dell'offerta formativa. L'attuale segretario generale, Patrizia Monterosso, dovrà restituire alla Regione quasi 1.279.000 euro, l'ex presidente della Regione Lombardo, ad esempio, 220.000 euro, ma essere condannati sono anche ex assessori e dirigenti della Regione. Secondo quanto ha comunicato la Corte dei Conti, tutti sono stati condannati anche al pagamento delle spese legali e l'unica assolta Loredana Esposito, direttore presso la Ragioneria Centrale. Il corpo di Giuseppe Di Giacomo, ucciso mercoledì scorso in via Eugenio Emiro a Palermo, è stato raggiunto da due proiettili al torace e uno a distanza ravvicinata alla nuca. Sono questi i primi risultati dell'autopsia. Un altro colpo sarebbe andato a vuoto e avrebbe colpito la Fiat Punto posteggiata vicino alla Smart dello stesso Di Giacomo. Le armi utilizzate dai killer sono di grosso calibro, o una 38 o una 357. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno già ascoltato alcuni commercianti di via Eugenio Lemiro, che erano comunque aperti all'ora del delitto. Al momento però nessuno avrebbe visto o sentito nulla. Il giudice per udienza preliminare ha condannato a 6 anni Antonino Ciresi per tentativo di estorsione aggravata, Giuseppe Battaglia a 4 anni, Alfredo Perricone a 2 anni e 8 mesi, entrambi per tentativo di estorsione semplice. I tre, secondo l'accusa, avrebbero chiesto il pizzo al noto chef palermitano Natale Giunta. Ciresi sarebbe l'estortore che materialmente avrebbe chiesto la cosiddetta messa a posto al ristoratore, mentre Perricone e Battaglia avrebbero finto di consigliare in modo amichevole di pagare il pizzo allo chef. Con il ritordinario, per gli stessi fatti, sono stati condannati Giovanni Rao e Maurizio Lucchese, rispettivamente a 7 anni e 8 mesi di reclusione e 6 anni e 8 mesi. Ad un mese dal funerale, nonostante il divieto della famiglia, è stata tumulata nel cimitero di Carini la salma di Grazia Bruno. Si tratta della donna di 67 anni, morta il 6 febbraio, ma che il marito e i 4 figli hanno finora considerato in uno stato di morte apparente perché il corpo non presentava segni di decomposizione subito dopo la morte. Anche Catania introduce il registro delle unioni civili. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato il regolamento che l'istituisce. Nel documento l'unione civile viene definita come stabile convivenza tra due persone maggiorenni non legate da vincoli matrimoniali ma affettivi o da motivi di reciproca assistenza materiale e morale. Per le coppie di fatto catanesi conviventi verrà assicurato il principio di parità nei confronti di quelle sposate, riconoscendo loro gli stessi diritti in materia di sanità e servizi sociali, ma anche casa, sport, tempo libero, diritto di cittadinanza e partecipazione. A causa di uno sciopero dei lavoratori potrebbero non andare in scena gli spettacoli previsti nel fine settimana al Teatro Biondo di Palermo. I sindacati protestano contro la mancata attuazione di alcuni punti previsti dall'accordo siglato a gennaio, per questo già la settimana scorsa avevano proclamato lo stato di agitazione del personale. La decisione dello sciopero è arrivata dopo un incontro con i vertici dell'ente. Il direttore artistico Alaimo spiega che verificherà comunque se gli spettacoli potranno andare in scena ugualmente.
E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Io vi ricordo tra gli altri appuntamenti con il TG Med quello delle 13.35. Grazie, arrivederci.